Siamo con Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche. Buongiorno professore. L'argomento è questo: l'invasione delle mucillagini sulle coste marchigiane, che nei giorni scorsi ha allarmato i diversi bagnanti, ma non solo, un fenomeno che ha dipinto il mare di un colore giallastro e che si è manifestato però anche a largo con i pescatori costretti a pulire le loro reti da queste alghe, ma soprattutto delle mucillagini che vanno a intasare i sistemi di aspirazione delle loro barche, danneggiando i motori. Professore, le chiedo cosa ne pensa di questo fenomeno e se possa essere considerato pericoloso. Ah, innanzitutto buongiorno a tutti di nuovo. Cosa ne pensa? Ne penso che, come dire, è un fenomeno naturale. Naturale perché, come dire, anche se erano ormai qualche anno che non le vedevamo in Adriatico, però fanno parte della natura di questo mare. E in particolare, come abbiamo letto e visto tante volte, si tratta sostanzialmente di una specie di microalghe che sotto condizioni di stress produce una serie di composti, di proteine, di mucopolisaccaridi che vengono, come dire, secreti dall'alga e che formano questi aggregati. Quindi, da questo punto di vista, ovviamente non è niente di preoccupante, quantomeno da un punto di vista tossicologico. Non è nulla di preoccupante nel senso che non è la presenza di inquinanti che attiva questo processo, è ovviamente preoccupante, tra virgolette, perché gli aspetti collaterali che ha citato ovviamente sono situazioni reali con le quali in qualche modo ci si trova a dover fare i conti. Dalle previsioni meteo in settimana dovrebbe arrivare anche una perturbazione. Sarà di aiuto per rimuovere le mucillagini? Ma dunque, probabilmente sì, però ecco, il problema qual è e qual è stato? È stato sostanzialmente che questa stabilità, anche che abbiamo avuto delle condizioni meteomarine in questo elevato livello di temperatura, ha fatto sì che l'ambiente si stratificasse e che queste alghe, come le dicevo prima, andassero in questa condizione di sofferenza tale da costringerle a produrre questi esudati, queste mucillagini. È ovvio che una mareggiata, una condizione meteomarina perturbata, ha l'effetto di rimescolare tutto questo, no? Di rimescolare l'ambiente, di rimescolare gli strati più caldi con quelli meno caldi, va bene? E quindi è ovvio che quelle condizioni ambientali che hanno determinato l'avvio di questa situazione potrebbero essere in qualche modo rimosse e quindi con un beneficio complessivo. È evidente però questo, nel senso, uno, dipende quella che sarà l'entità di queste mareggiate, anche perché obiettivamente queste mucillagini adesso le troviamo anche sul fondo e quindi obiettivamente sono state veramente prodotte in grandi quantità, e due, quelle che saranno le condizioni dopo questa mareggiata, nel senso che ora ovviamente tutti ci aspettiamo appunto che queste mareggiate possano poi dar vita, no, o dar l'avvio ad una situazione ambientale più tra virgolette movimentata, ma certamente se dovessero poi ripresentare nuovamente le stesse condizioni che si sono avute adesso, potrebbe non essere escluso un nuovo periodo di stress per queste alghe ed una nuova fioritura. Tra l'altro, negli anni passati, quando si sono avute queste fioriture, tipicamente erano, diciamo, queste mucillagini, scusate, erano segnalate nel periodo di agosto, che è quello, no, che generalmente rappresenta il picco, il massimo, no, di condizioni di caldo, di stabilità. Certo, quest'anno, ma ormai è un qualcosa che diciamo troppo spesso, no, quest'anno, però le condizioni ambientali che abbiamo visto sono quelle che ci portano nell'anno più caldo del secolo, quindi tutta una serie di condizioni climatiche che ovviamente ci danno un po' l'evidenza di una situazione
che è decisamente cambiata. Certo, e mi collego con un'altra domanda, sempre rispetto, diciamo, alle temperature. Questo fenomeno può essere correlato, diciamo, a quello che è un caldo esagerato e se, diciamo, con il passaggio, il post, diciamo, il post perturbazione, con un in nuovo innalzamento, ecco, delle temperature, se c'è il rischio che queste mucillagini possano, ecco, ripresentarsi. Sì, in teoria sì, è quello, no, che le dicevo, nel senso è chiaro, ripeto, che noi queste mucillagini le dobbiamo vedere come una situazione di stress per queste microalghe. Però queste microalghe, diciamo, almeno per un certo periodo continueranno ad esserci, no? Quindi se le condizioni sono, come dire, condizioni normali, faranno il loro lavoro, diciamo, di fare la fotosintesi, di produrre ossigeno, di fare il loro lavoro positivo senza andare in una condizione di stress. Ma laddove dovessimo di nuovo avere, come dire, una piccola perturbazione, in mezzo a due periodi di anomalia, perché attenzione, non è soltanto l'alta temperatura il problema. Per molti degli organismi marini, il problema è l'aumento della temperatura, che sopportano molto peggio rispetto ad una diminuzione delle temperature, ma anche quanto dura questa alta temperatura. Quindi queste due combinazioni fanno sì che quello che potrebbe essere uno stress temporaneo e che quindi un organismo può sopportare, per periodi più lunghi poi l'organismo va in sofferenza. Allora, quello che dico è: questa perturbazione certamente speriamo che arrivi e che possa avere il suo effetto, però attenzione perché affidarsi soltanto come speranza ad una perturbazione, come dire, stagionale potrebbe essere una visione un pochino semplicistica ed eccessivamente ottimistica della situazione. Ripeto, una situazione che da un punto di vista biologico, continuo a ripetere, è una situazione non allarmante, nel senso non sta riflettendo una condizione di presenza di inquinanti. Lo è nel momento in cui è un ulteriore segnale, un'ulteriore indicazione di un cambiamento climatico che anno dopo anno diventa sempre meno strano da osservare. Perfetto. Noi professore ci fermiamo qui, grazie mille per la disponibilità e buona estate. Grazie anche a voi e buon proseguimento.